Ciao a tutti, un saluto da Vincenzo Muscolo, un saluto da Molix. Oggi sono qui per svelarvi un piccolo trucchetto che ci può permettere di utilizzare un'esca molto efficace nel freshwater anche in mare. Mi riferisco al Supernato, un'esca molto innovativa, un'esca di ultima concezione realizzata da Molix, che trova un suo perché anche nella pesca in mare se vogliamo utilizzarla nella ricerca delle spigole. Allora, per utilizzarla in queste condizioni, visto che questa esca è fornita di questo amo doppio antincaglio, dobbiamo fare una piccola modifica che ci permetta di avere più strike. Allora, cosa vado a realizzare? Vado a inserire un amo aggiuntivo che fa sì che gli attacchi dei predatori non vadano sempre a vuoto, ma nella maggior parte dei casi il pesce resterà allamato. Questo è un amo della Decoy, è un DJ87, è un piccolo assist hook su cui c'è un solid ring che è montato praticamente molto vicino al gambo dell'amo e io vado a inserirlo sul supernato. Come faccio questa operazione? Mi posso aiutare con una pinza, io questa volta lo farò manualmente perché ho un po' di dimestichezza, non è un'operazione facilissima e velocissima da eseguire, però con un po' di pazienza riusciamo a farlo. Allora, innanzitutto sposto il corpo dell'esca fuori dal doppio amo, in questo modo. Dopodiché cos'è che faccio? Vado a stringere i due ami, in questo modo, facendoli avvicinare proprio con le punte, per poi andare a inserire questo piccolo assist hook nei due ami. Ecco fatto. A questo punto il mio assist hook scorrerà verso il basso, quindi supererà gli ardiglioni. L'esca la andiamo a riposizionare esattamente come era in origine, è un'esca morbida, quindi riusciamo a fare questa operazione con estrema facilità. E questo piccolo assist hook dotato, come vi dicevo prima, di solid ring, io lo vado a inserire all'interno dell'esca stessa, in questo modo. Perché faccio questa operazione? Perché così il mio amo resterà fermo in posizione di strike. Vedete? Nel momento in cui il pesce andrà a mangiare e ci sarà la successiva allamata, l'amo uscirà fuori bloccandosi però con il solid ring e avrà una grandissima mobilità che farà sì che la spigola non si perda. Questo è un trucchetto, ne vedremo delle belle, alla prossima, Vincenzo Muscolo, Molix.